saluto a tutti i lettori di Piazza News. 24 aprile, in questo momento sono a Barletta e sto facendo una breve sosta. Approfitto del mare, dopo aver visto alcune parti veramente belle di Barletta, per riposarmi un po' e per raccontarvi un po' come è andata ieri la prima tappa. Partenza ginosa indescrivibile, tanto calore, energia, la forza che mi avete trasmesso è stata quella di affrontare i primi 42 chilometri veramente impegnativi. Il tracciato di ieri era sicuramente tra i più duri, 42 chilometri, circa 35 di salite. Quindi ginosa stupendo, non mi aspettavo tanto calore da tutti. E vedere lo spirito della comunità legata su iniziative per la solidarietà è una cosa fantastica. Sono andato verso Matera, al centro di geodesia spaziale, 12 km tutti in salita con 200 metri di dislivello. E mi ha fatto compagnia Piero Moro, un ultramaratoneta di Ginosa. L'abbiamo fatta più veloce del previsto fino a Matera. In realtà siamo arrivati 20 minuti prima della tabella di marcia. La carica che mi avete dato ha spinto parecchio le gambe. Poi, terminato a Matera, al centro di geodesia spaziale, con un incontro con i tecnici dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana, ho proseguito in direzione Gioia del Colle. Nel pomeriggio è stata la parte più dura, perché negli ultimi 20 chilometri le temperature sono salite notevolmente, eravamo intorno ai 34 gradi, e nonostante la macchina di supporto mi abbia frequentemente passato l'acqua ogni chilometro e mezzo, due, il sole mi ha messo alla prova. Quasi vicino a Gioia del Colle mi è sembrato un miraggio, ho visto tre magliette colorate della Run for Safety venirmi incontro ed erano gli amici Luigi Zullo e Antonello Galatola che mi hanno spinto fino all'aeroporto. Nell'aeroporto al 36° stormo, nonostante le forze erano veramente finite, vedere i militari con il picchetto mi ha dato la carica per gli ultimi 300-400 metri. All'arrivo un bel folto numero di militari, abbiamo parlato dell'importanza della salute e sicurezza e di quello che possiamo imparare dal mondo militare, anche perché molte volte non ci accorgiamo tutto quello che fanno per noi. E sulla tappa di oggi vi aggiornerò domani. Vi posso dire che in questo momento sono a Barletta, c'è gente a mare, la temperatura oggi è piacevole, fortunatamente il percorso è completamente pianeggiante. Ciao a tutti! Piazza News, l'informazione.